Vi tengo compagnia per i primissimi minuti di questo, anzi per i primissimi minuti e gli ultimi minuti di questo webinar. Oggi parliamo della consultazione online sulla strategia nazionale sulle competenze digitali. Abbiamo la fortuna di ascoltare tutte le persone che finora se ne sono occupate, che hanno presidiato questo tema e hanno diciamo, deciso di, proprio perché siamo nella settimana dell'amministrazione aperta, sposare i principi del governo aperto e quindi esporre a consultazione pubblica la strategia nazionale sulle competenze digitali e anche il piano operativo che deriva dalla strategia nazionale. Io vedo che ci state dando il buongiorno, buonasera, buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio, ricambio, se, mi sembra che tutti ci sentiate, quantomeno mi sentite, mi vedete senza problemi, quindi inizierei molto lentamente con questo webinar, giusto per dare modo a tutti gli altri di fare, a tutti gli altri partecipanti di fare accesso, e dico giusto due parole su, ci troviamo nella settimana dell'amministrazione aperta, è un'iniziativa promossa da Open Government Italia che in questo caso, forse per la prima volta, credo, da quando è iniziata, siamo alla quinta edizione della settimana dell'amministrazione aperta, coincide a livello internazionale con l'Open Go Week promossa da Open Government Partnership a livello internazionale, quindi c'è una coincidenza di date che chiaramente coincide anche con una fortissima coincidenza di obiettivi e di tematiche da presidiare durante questi giorni. Gli eventi sono stati tantissimi, sulla pagina dedicata sul portale open.gov.it potete vedere tutto. Che le iniziative che si sono candidate alla settimana dell'amministrazione aperta sono parecchie. Fra l'altro vi consiglio davvero di darci uno sguardo perché è anche molto interessante. Diciamo, su quella pagina si percepisce come amministrazioni diverse con finalità e con livelli amministrativi diversi tra loro stanno in questa settimana hanno declinato, hanno fatto proprio i temi dell'open government proponendo iniziative di collaborazione, iniziative di scambio, iniziative di racconto molto simili a quelle che portiamo avanti questo pomeriggio. Venendo al webinar di oggi, come vi accennavo, abbiamo parecchi relatori, sarà un webinar diciamo intenso e molto ritmato. Io inizio rapidamente a raccontarvi che la strategia nazionale per le competenze digitali, come vi dicevo prima, ha avuto e continua ad avere, perché in realtà la consultazione si concluderà alla fine del mese, anzi si concluderà il prossimo 30 giugno il 30 giugno del il 30 del prossimo mese, e ha avuto un periodo di esposizione e consultazione pubblica, dove quindi chiunque ha potuto contribuire in qualche modo, ha potuto dare il contributo, il proprio punto di vista alla strategia per le competenze digitali. E quello che vorremmo provare a fare oggi, insieme ai relatori di oggi, è appunto un racconto di come questa consultazione alla fine ha avuto un impatto, ha impattato sulla strategia e sul piano operativo. Come vi dicevo, abbiamo molti relatori, io ve li presento molto rapidamente, poi avete modo di conoscerli nella prossima oretta che trascorreremo insieme. Nello Iacono ci parla di Repubblica Digitale e il piano operativo, un primo intervento di contesto che ci racconta un po' di che cosa si tratta e ci aiuta anche a chi dovesse essere arrivato per la prima volta a conoscere queste tematiche, a inquadrare il tema e cercare di capire insieme di cosa si sta parlando. Successivamente una serie di interventi puntuali, parte Elisa Pintus del Ministero dell'Istruzione con l'asse relativo appunto all'istruzione, con la stessa logica proseguiamo con Gabriella che ci racconta l'asse formazione superiore, università e ricerca per le competenze ICT, Giulio Mario Donato, perdonate il refuso nella slide, ci racconta le azioni dell'asse forza lavorativa sia privato che imprese, sempre per le competenze ICT. Abbiamo il dottor Saron Gialetti di Funzione Pubblica, ci racconta la forza lavorativa per quello che riguarda il settore pubblico. Le azioni degli asse dei cittadini, che invece ci racconta Erika Miglietta del Dipartimento per la trasformazione digitale. E infine io provo a raccontarmi veramente in 5 minuti rapidissimi dove si sta svolgendo in questo momento la consultazione. Quindi la piattaforma partecipa.gov.it, a proposito di Open Government e di partecipazione, magari se ci avanza tempo possiamo anche spendere due parole sul tema della partecipazione.
pubblica declinata in logica di open government e quindi concludiamo questo webinar. Due note tecniche rapidissime, come avete già fatto finora, potete continuare a usare la chat che state usando fino adesso. Cerchiamo di usarla nel modo quanto più interattivo possibile, nel senso che non risparmiate le domande per i nostri relatori che molto volentieri, diciamo nel corso dei loro interventi si avranno modo di parlare, di chiacchierare con voi, quindi davvero qualunque domanda vi dovesse venire in mente la prendiamo dalla chat e la riproponiamo ai relatori a conclusione del webinar. Come tradizione, diciamo, sposando il principio del governo aperto, dei dati aperti e dell'accesso aperto a qualunque contenuto sviluppato nell'ambito dei progetti pubblici, la registrazione integrale del webinar e le slide che avrete modo di vedere, che verranno usate da tutti i relatori di oggi nei loro rispettivi interventi, saranno rese disponibili sulla piattaforma Eventipa esattamente dalla stessa pagina da cui vi siete iscritti. Il link è quello che trovate qui in alto, è attivo, dovremmo riuscire a pubblicarle, diciamo, in serata, più o meno tra la serata di oggi e al massimo la mattina presto di domani. Io credo di avervi raccontato più o meno tutto, chiederei a tutti i relatori di spegnere la loro webcam, di continuare a tenere spento il proprio microfono e lascio la parola a Nello appena dopo aver lanciato le slide sulla consultazione Repubblica Digitale, che dovrebbero comparire tra un istante. Ecco qui, chiudo anche la mia webcam e il mio microfono. A te la parola, Nel. Grazie, Gianfranco. Allora, molto diciamo, rapidamente cerchiamo di dare appunto il quadro di contesto del tema. Stiamo parlando appunto della consultazione online che all'interno di Partecipa PA del sito Partecipa PA delle consultazioni governative. E in particolare abbiamo messo appunto in consultazione il piano operativo di attuazione della strategia nazionale sulle competenze digitali che appunto è stato elaborato e viene monitorato e coordinato all'interno del contesto del programma Repubblica Digitale dove sono presenti appunto istituzioni di cui ora parliamo e diciamo tutti i soggetti che stanno lavorando, stanno realizzando iniziative per lo sviluppo delle competenze digitali nel nostro paese. Dove nasce Repubblica Digitale? Nasce dall'esigenza appunto di dare una risposta organica e incisiva ed efficace al tema della carenza delle competenze digitali nel nostro paese che è abbastanza pronunciata su diverse aree, quindi diciamo dall'istruzione fino al mercato, fino al tema appunto dell'esercizio dei diritti di cittadinanza da parte di tutta la popolazione. Quindi è un tema di inclusione digitale, un tema molto vasto. Siamo partiti con il programma promosso dall'allora commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, Luca Attias, con una call for action, quindi una chiamata all'azione di tutte le organizzazioni che stavano facendo qualcosa o che avrebbero potuto fare qualcosa per il tema delle competenze digitali e diciamo nel 2020 abbiamo da un lato consolidato come coalizione nazionale l'insieme delle iniziative che appunto si muovono sul settore pubblico-privato e dell'associazione del terzo settore sul fronte delle competenze digitali a 360 gradi e poi abbiamo dato, diciamo così, una struttura più solida alla governance e alla strategia che dobbiamo tutti seguire per raggiungere efficacemente e nei tempi in cui ci serve gli obiettivi appunto di sviluppo delle competenze digitali. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo definito un comitato tecnico guida per assicurare appunto una struttura multi-stakeholder, multisettoriale di governo del programma complessivo sulle competenze digitali, appunto Repubblica Digitale. All'interno abbiamo
iniziato a definire la strategia nazionale che è stata approvata a fine luglio e poi a fine dicembre abbiamo definito il piano operativo di attuazione della strategia, definendo anche gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere. Con appunto un processo partecipativo che ha coinvolto tutti gli attori della coalizione nazionale, oltre che ovviamente tutti gli attori che vedono come riferimento le istituzioni che sono all'interno del comitato tecnico guida, e oltre a questo ovviamente la consultazione online coinvolgendo i cittadini. Nel 2021 quindi andiamo a realizzare sempre più in concreto le iniziative e a dare anche una possibilità di affinamento al piano operativo che è stato definito proprio per riuscire ad avere una possibilità di monitoraggio abbastanza stretto dei percorsi che stiamo compiendo. Quindi parlavamo della governance e degli attori coinvolti, parliamo di comitato tecnico guida con diversi ministeri, ovviamente alcuni di questi, come quelli sono quelli presenti, che hanno un ruolo maggiore di coordinamento di alcune aree. Poi abbiamo tutto il mondo, diciamo così, delle imprese, dell'università, della ricerca, del territoriale, quindi abbiamo le rappresentanze delle regioni, delle province, dei comuni, c'è cioè la rappresentanza ovviamente dei cittadini e anche di aree, diciamo così, importanti e di soggetti importanti, come ad esempio la RAI. Dopodiché abbiamo un supporto da parte degli osservatori, oltre che di Istat e quindi delle università, e tutto questo, diciamo così, permette di dare un indirizzo, un coordinamento abbastanza aperto e 360 gradi globale, come suggerisce anche la Commissione europea. Abbiamo definito, poi abbiamo detto, la coalizione nazionale e anche lì abbiamo più di 180 organizzazioni che concorrono alle iniziative, quindi sia alla definizione della strategia e del piano, ma anche praticamente al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti e che ora vedremo molto sinteticamente, ma vedrete nei diversi assi, e la coalizione nazionale partecipa alla coalizione europea che ha 25 coalizioni partner che proprio oggi ha inaugurato e ha lanciato, diciamo così, la piattaforma europea per le competenze digitali. L'hanno chiamata la Casa delle Competenze Digitali Europee. E lì dentro abbiamo appunto non soltanto dei contenuti che possono essere di interesse per i diversi target di beneficiari che appunto sono specificati nella piattaforma, ma in più c'è il contributo di tutte le coalizioni, compreso ovviamente quella italiana. E poi c'è la consultazione e il rapporto con la cittadinanza proprio per avere proposte e spunti per migliorare il piano. Della coalizione nazionale abbiamo detto i numeri di partecipanti, è molto interessante andare a vedere anche l'impatto che le iniziative della coalizione nazionale hanno sui diversi target appunto di popolazione che sono coinvolti ovviamente nel grande programma di sviluppo delle competenze digitali e ICT anche in particolare. E su questo, come vedete, ci sono dei numeri importanti che fanno sì che le iniziative, le organizzazioni della coalizione nazionale siano un asse fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi che abbiamo posto nel piano operativo e che sono stati ovviamente in alcune aree anche riproposte all'interno del piano di ripresa
e resilienza, e penso ad esempio alla percentuale di cittadini con competenze digitali di base, che ci proponiamo di far arrivare al 70% dal 42% da cui partiamo. Quindi tutto, diciamo così, l'insieme delle iniziative si raccorda grazie a una strategia, a un piano operativo che definisce le azioni, le linee di intervento e gli obiettivi per attuare la strategia. Ovviamente tutto è in progress, ma tutto è stato realizzato e viene seguito appunto con metodo partecipativo. Abbiamo quattro assi di intervento: istruzione e formazione, forza lavoro attiva, competenze specialistiche ICT e cittadini. I coordinamenti sono affidati appunto per istruzione e formazione, da un lato dal Ministero dell'Istruzione, dall'altro Università e Ricerca, forza lavoro attiva, da un lato sviluppo economico e dall'altro Dipartimento della Funzione Pubblica, quindi l'area della pubblica amministrazione, competenze specialistiche ICT insieme Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Università e della Ricerca, e cittadini, che invece è presidiato dal Dipartimento della Trasformazione Digitale, quindi al Ministro dell'Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale. Quindi scenderanno ovviamente gli interventi successivi più in dettaglio su ciascun asse. Questa è semplicemente una figura sintetica della dimensione e del dettaglio che abbiamo all'interno del piano operativo. Vedete diverse linee di intervento definite su queste diverse azioni già specificate, alcune che sono rientrate anche nel PNRR, altre che hanno invece un altro spettro di programmazione a cui fanno riferimento, e poi con indicatori che sono stati definiti per le diverse linee di intervento, che ci permettono di capire appunto se stiamo procedendo nel percorso che auspichiamo. Queste azioni ovviamente traguardano degli obiettivi al 2025, che vanno appunto nella direzione di poter avere un impatto effettivamente importante rispetto ai numeri e gli indicatori anche di riferimento internazionale. All'interno del piano operativo, quindi, trovate non soltanto la parte di strategia, quindi linee di intervento e di azioni, ma anche una struttura, un'architettura di indicatori che ci deve permettere di arrivare a cambiare effettivamente e di misurare il cambiamento che vogliamo produrre. Su questo sono stati definiti, con la collaborazione dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico, gli indicatori come fattori abilitanti, quindi tutto che possono misurare il fatto che stiamo creando effettivamente le condizioni per il cambiamento, e dall'altra parte se lo stiamo ottenendo, quindi indicatori di risultato. Come faremo a far capire se stiamo proseguendo? Lo faremo attraverso un modello di monitoraggio che poi sarà sorretto da un vero e proprio sistema, diciamo, che ci permetterà di dare anche maggiore visibilità dei dati che via via si vengono a consolidare, quindi dei risultati che si raggiungono, con un ciclo, diciamo così, di monitoraggio legato più allo stato d'avanzamento delle azioni, quindi al raggiungimento degli obiettivi della singola azione, quindi a livello di risultati e di indicatori, e poi un monitoraggio invece più complessivo che ci permette di confrontare i risultati che stiamo ottenendo con i paesi europei, o in generale con indicatori più di impatto, quindi che ci permettono di capire se tutte le azioni insieme producono il cambiamento che vogliamo. E tutto questo lo troviate nel piano operativo. Quindi, così come mettiamo in consultazione il piano operativo rispetto allo spettro di azione e allo spettro di strategia, anche diciamo, questo è l'obiettivo. L'obiettivo è anche di avere riscontri, spunti sul fronte anche del modello di monitoraggio che abbiamo messo insieme. Abbiamo completato una prima fase
prima della prima versione del piano operativo, questa fase che finisce il 30 giugno è orientata e finalizzata a darci gli elementi anche di spunti, di proposte per l'aggiornamento del piano operativo che seguirà al primo rapporto semestrale. Ho finito, Gianfranco, ho sforato un pochettino, però spero, insomma, di non aver tolto troppo tempo. No, assolutamente no, Nello, grazie mille. Grazie ancora. Chiederei ad Elisa Pintus del Ministero dell'Istruzione di aprire la sua webcam e il suo microfono, così le lascio subitissimo la parola. Elisa, ti ricordo che puoi aprire la tua webcam e il tuo microfono da quei tasti in alto. Mi auguro che non ci siano problemi, qualora ce ne dovessero essere, possiamo provare a passare all'intervento successivo. Io non ho modo di avere feedback da parte di Elisa, quindi chiederei per il momento a Gabriella di aprire la sua web. No, Elisa, vedevo il tuo microfono aperto un attimo fa? No, mi sbaglio. Allora, possiamo fare uno scambio. Chiederei a Gabriella di aprire il suo microfono e la sua web. Eccomi. Mi Perfetto. sentite? Mi Ti senti sentiamo? Gianfranco? Sì, non ti vediamo ancora? Bene, adesso attivo anche Perfetto. la webcam. Mi Ti vedete? vediamo, ti passo la Ecco. parola e magari recuperiamo Lisa Sì, all'intervento grazie. successivo. Bene. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Adesso rapidamente raggiungo. Ecco qua. Dunque, nel mio intervento parlo di linee di intervento, appunto, di azioni per aumentare, per migliorare le competenze digitali, e queste azioni riguardano la formazione superiore. Quindi questo lavoro sulla formazione è fatto in coordinamento con il Ministero dell'Istruzione, quindi con la collega Elisa Pintus. Quindi parliamo adesso di formazione superiore. Allora, la motivazione per promuovere queste linee di intervento e le azioni che vi racconterò brevemente sono date appunto dai dati che vedete in questa slide. Si vuole mirare a ridurre il divario che esiste nella formazione superiore per la formazione di competenze, appunto, di tipo digitale. Vediamo insieme alcuni numeri. Allora, i laureati nelle cosiddette discipline STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, nel 2018 si attestavano intorno al 15,5%, contro un 20% della media europea. Allora si mira ad arrivare nel 2025 al 22%. Poi altro dato interessante, gli individui con educazione, diciamo così, con un livello di competenza a livello universitario di formazione superiore, e quindi con competenze digitali avanzate, nel 2019 erano 63% contro il 75% a livello europeo. Questo dato non è malissimo, comunque lo si può migliorare, infatti miriamo ad arrivare a un 78% nel 2025. C'è poi un punto abbastanza cruciale, che è importante, che è quello del divario di genere. Allora, il divario di genere ci vede con un 13%, quindi più alto il numero, peggio siamo messi, insomma, contro l'8% della media europea. Quindi anche qui sono previste delle azioni e degli assi di intervento per cercare di migliorare questa situazione del divario di genere, che tra l'altro è andato peggiorando, diciamo, nell'ultimo ventennio, perché negli anni 80 e negli anni 90 la presenza femminile nei percorsi di studio relativi alla information technology e communication erano, diciamo, più confortanti. Poi l'ultimo dato che vi forniamo, appunto, che sono gli individui che utilizzano internet per finalità educative. Allora, il dato qui nel 2019 41%, contro una media europea del 48%. Poi però con quello che è accaduto, no, che sappiamo, appunto, con il discorso della pandemia, immagino che questi dati si siano modificati nel corso dello scorso anno. Adesso, molto brevemente, le linee di intervento che sono previste, appunto, per raggiungere degli obiettivi che vadano a migliorare questa situazione, questi numeri, sono 11, con 16 azioni che sono state identificate, e le vedete riportate su questa slide. Quindi vedete qui 11 linee di intervento e linee di azione,
piccole corrispettive azioni che sono presentate come suddivise in azione a breve termine e azione a medio termine. Ora il tempo qua è ridotto, quindi non avremo modo di commentare in modo approfondito queste azioni, però cerco di raccontarvele brevemente. Una cosa importante che serve come chiave di lettura di questi, dei dati che vedete riportati in questa slide è che queste linee di intervento sono organizzate in tre categorie principali. Allora, il primo gruppo di linee di intervento è mirato a fornire un raccordo tra scuola e università, quindi maggiore interazione tra le scuole. E diciamo così la formazione primaria e secondaria e la formazione terziaria. E poi anche il raccordo tra università e mondo della produzione. Quindi come possiamo migliorare il dialogo, l'interazione, la sinergia tra università e piccole e medie imprese, imprese che sono appunto sparse sul territorio a livello italiano. Quindi questa è la prima macrocategoria. La seconda invece riguarda il potenziamento del capitale umano e delle infrastrutture per poter arrivare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere entro il 2025. Poi una terza macrocategoria, poi vediamo insieme le linee specifiche e le azioni che si sono analizzate, che si vogliono appunto implementare, riguarda la didattica, quindi modalità di erogazione della didattica e anche interventi sull'offerta formativa. Allora, vediamo rapidamente la prima linea di intervento riguardo al potenziamento del capitale umano. Qui vedete che le azioni che sono state identificate sono entrate a medio termine e prevedono fondamentalmente due tipologie di azioni. Allora, da una parte un sostegno a contratti per ricercatori che siano esperti, che abbiano quindi competenze ICT, che possano sviluppare competenze avanzate nel settore dell'ICT. E poi un'altra linea di azione molto importante riguarda appunto la definizione di analisi, di studi, di ricerche che ci permettano di comprendere meglio questo fenomeno del divario digitale per poi più consapevolmente intervenire per colmare appunto le lacune che venissero identificate. Poi la seconda linea di intervento riguarda la collaborazione tra scuola e università. Molto importante questo, come voi potete immaginare oggi nei nostri atenei abbiamo molte attività che sono finalizzate all'orientamento degli studenti, no? In particolare anche azioni che sono finalizzate all'orientamento di studentesse. Questo però non basta, quindi vogliamo avere delle azioni più importanti, per esempio appunto promozione di corsi di studio di indirizzo scientifico e tecnologico, ecco vogliamo incrementare questo. Poi, altra cosa interessante, vogliamo fare entrare gli studenti dell'ultimo anno, dell'ultimo triennio delle superiori nelle università per rendersi conto di che cosa si parla quando si parla di approfondimento, diciamo così, scientifico di queste materie. Poi vogliamo lavorare sul potenziamento della cultura digitale dei docenti, quindi a tutti i livelli che sono relativi a tutte le classi di laurea, quindi ovviamente qua stiamo parlando di docenti in generale degli atenei. E poi anche rinnovare così diciamo l'istruzione terziaria tradizionale, no? Innovando un pochino i percorsi formativi. Poi vado un pochino più veloce perché altrimenti non riesco a raccontarvi anche per bene, a introdurre per bene le azioni del terzo asse. Vogliamo poi adeguare programmi e metodologie di erogazione della didattica. Allora, questo è un'azione a breve termine. Cosa significa questo Skill Forecasting for Curriculum Placement? Però praticamente si vuole definire un centro che ci permetta di analizzare dei dati per andare a definire un'offerta formativa che sia in accordo con quello che è l'andamento della richiesta delle competenze digitali, quindi nel mondo del lavoro. Poi allineare l'offerta formativa alle twin transitions, quindi digitale e green. Portafoglio digitale vogliamo praticamente permettere di definire delle piattaforme che ci permettano di erogare appunto la didattica in modo da garantire delle micro-credential, quindi corsi specialistici. Poi percorsi formativi online blended e e-learning, adesso queste cose siamo abituati perché ci siamo dovuti adeguare, questo è caduto diciamo anche molto bene, no? A livello degli atenei in Italia durante il periodo della pandemia. Dopodiché potenziamento dei corsi di studio, anche qui Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni, questo viene organizzata ogni anno e dà appunto una formazione specialistica nell'ambito di queste materie. Si vuole però lavorare anche appunto alle lauree professionalizzanti, per esempio questo è un altro tema molto caldo e molto importante al quale si sta lavorando.
e poi percorsi formativi orientati alla ricerca industriale, all'informazione e poi all'innovazione. Questo è anche un aspetto molto importante che riguarda quell'asse che vi raccontavo prima, di una definizione di un raccordo più sinergico tra università e impresa. Last but not least, quindi non in ultimo, la definizione di dottorati in ambito digitale, per dare una formazione specialistica ad alto livello che sia più centrata su questo discorso delle competenze digitali. E qua aggiungo che sarà necessario anche fare un lavoro di sensibilizzazione da parte delle piccole e medie imprese, delle aziende, del mondo produttivo, per valorizzare la figura dei dottorati. E questo è un altro tema che io ritengo molto importante. Ecco, adesso vi descrivo brevemente l'altro asse di intervento in cui il Ministero dell'Università e della Ricerca è coinvolto direttamente, che riguarda appunto l'impatto e, diciamo così, l'affinamento e come si può lavorare per migliorare le competenze specialistiche in ambito Information and Communication Technology. Qui ci sono dei dati, come vedete anche qui, questi sono dei dati che ci danno un'idea, che ci danno uno spaccato della situazione reale. Laureati che abbiano competenze di questo tipo nel 2018 erano l'1,3% contro una media del 3,8% a livello europeo, e quindi questo è l'obiettivo che noi ci proponiamo di raggiungere nel 2025, il 4%. Le piccole e medie imprese che impiegano specialisti ICT. Allora, qui il numero è un pochino più confortante, il 16% nel 2019 contro però un 20% a livello europeo, media europea. Anche qui vogliamo migliorare e si può fare chiaramente di più. Poi la quota degli specialisti ICT sul totale degli occupati vede l'Italia con una percentuale di 3,5 contro la media del 4% a livello europeo. Qua c'è il divario meno marcato rispetto alla situazione europea. Poi, ecco, ancora, questo è un altro punto dolente, laureati ICT di sesso femminile, lo 0,3% nel 2019, contro l'1% a livello europeo. E qua si vuole fare, appunto, abbiamo in mente tante cose interessanti per incentivare, appunto, le presenze femminili in questi percorsi formativi. Vediamo brevemente quali sono in questo caso le azioni, qui le linee di intervento coincidono con le azioni, quindi abbiamo 7 azioni a cui appunto intendiamo lavorare per raggiungere quegli obiettivi entro il 2025, intanto vedo il tempo che scorre ma sarò puntuale. Vi racconto brevemente, poi chi fosse interessato mi può contattare, possiamo fare un approfondimento. Allora, evoluzione, il primo punto, prima azione, evoluzione dei percorsi di formazione su tecnologie ICT. Allora, potenziamento degli istituti tecnici superiori nell'ottica 4.0, cioè erogare delle conoscenze tecniche, tecnico-scientifiche, che siano in linea con alcune delle principali sfide in ambito scientifico, quindi l'intelligenza artificiale, l'industria 4.0, eccetera. Poi questo breve termine, il dottorato nazionale di intelligenza artificiale verrà avviato e prevede, diciamo così, delle cordate a livello nazionale di diversi atenei e centri di ricerca, e in particolare si aprirà a breve, perché questa cosa è stata approvata, è stata varata, adesso partirà, ci sono 5 dottorati nazionali, uno sul tema della salute, uno sul tema dell'agri-food, uno sul tema della sicurezza informatica, un altro sul tema dei sistemi sociali e un altro sul tema dell'industria 4.0. Piattaforma Entri di Ricerca, in collaborazione con Compersi, definirà anche questa piattaforma, che permetterà appunto scambio di informazioni e una possibilità, diciamo così, più agevole di avere informazioni che sono relative alle tematiche di cui stiamo parlando. Poi, questo secondo punto del modello di business sarebbe praticamente un'iniziativa che viene promossa e coordinata dal Ministero dello Sviluppo Economico e prevede la definizione di una figura manageriale, questa Voucher Innovation Manager, quindi figure manageriali che siano in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. Poi un altro tipo di azione a medio termine è il sostegno per borse di dottorato dei corsi che abbiano a che fare appunto con aspetti di competenze digitali ed ICT. Abbiamo poi un'altra azione, che è questa azione Skill Forecasting and Curriculum Placement. Questo vuol dire che saranno analizzati grandi quantità di dati che ci permettano di capire come colmare, diciamo così, il divario tra preparazione, quindi competenze digitali, e richiesta di skill, no? Di preparazione da parte delle aziende. Si lavorerà molto in questa direzione, perché questo divario deve essere
deve essere ridotto e quindi poi bisognerà lavorare alla definizione di offerta formativa in modo adeguato, ma c'è un'altra azione simile che è relativa all'asse della formazione superiore. Sostegno di formazione sul campo, questa è una linea di intervento che praticamente è già affrontata dalle azioni che sono specificate in altri assi o anche in questa asse stessa che appunto sto descrivendo adesso. Abbiamo poi, quasi finito, abbiamo 7 azioni, abbiamo poi un'azione questa molto importante praticamente che riguarda gli incentivi, la revisione degli incentivi alle aziende per offrire percorsi di formazione sul campo. Allora, è importante che ci sia una sinergia nel percorso formativo tra università e aziende, quindi agevolare e facilitare anche una formazione a livello superiore di persone che già lavorano in aziende, che possano comunque avere la possibilità di migliorare le loro competenze, e ci sono già dei programmi in questo senso, quindi a breve termine abbiamo questo progetto della European Digital Innovation Hub. Poi trasferimento tecnologico, questo è molto importante, per facilitare il trasferimento tecnologico, quindi le università fanno attività di ricerca, di innovazione, dopodiché il trasferimento tecnologico è veramente molto importante. Questa linea si raccorda poi con altre linee che sono state definite anche rispetto ad altri assi. E poi scambio di conoscenze tra dipendenti, aziende, università e centri di ricerca. Quindi la definizione di una sinergia tra questi attori che naturalmente è importante comunichino e siano appunto in contatto costante ed abbiano una facilitazione della comunicazione. Ho terminato, quindi mi taccio e vi ringrazio molto. Grazie. Grazie, grazie mille Gabriella. Io nel frattempo ho avuto modo di sentire Elisa Pintus, aveva qualche problema con il PC, quindi non riesce a partecipare. Passerei la parola direttamente a Giulio Donato del Ministero dello Sviluppo Economico. Cerco di farlo rapidamente mostrando anche le sue slide. Eccoti Giulio, le tue slide dovrebbero partire tra un istante. Eccole qui, forse sono andati dietro di uno. Lascio a te la parola. Perfetto, buon pomeriggio a tutti. Io ringrazio il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per questa opportunità che ci viene concessa, ovviamente al Ministero dello Sviluppo Economico ed a me che in questa sede lo rappresento, su un argomento di vitale importanza per il nostro Paese, atteso che proprio quello che si diceva prima, che diceva la collega precedentemente, e cioè che la carenza di competenze digitali variamente diffusa e negli ambiti sociali ed economici costituisce per l'Italia proprio uno dei maggiori freni allo sviluppo. Infatti che la scarsa crescita digitale influenza negativamente la vita dei cittadini, non rendendoli parte attiva ad una serie di attività per cui invece per definizione ne è richiesta la partecipazione, tanto per esempio con riferimento alle scelte operate in ambito politico quanto quelle nel mondo del lavoro. E se pensiamo che che proprio l'articolo 1 della Costituzione italiana recita che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e poi che la sovranità appartiene al popolo, comprendiamo effettivamente l'importanza di poter essere parte attiva di scelte che a distanza di 75 anni dalla nascita della Repubblica Italiana certamente necessitano di un adeguamento ai tempi del digitale, specie ovviamente nel mondo del lavoro su cui, come detto, per dettato costituzionale si fonda la nostra Repubblica. Come si diceva, nell'ambito dell'attività di Repubblica Digitale, come si diceva, proprio nell'ambito di Repubblica Digitale, il Ministero dello Sviluppo Economico è coordinatore all'interno dell'asse seconda del Piano Operativo Nazionale per le Competenze Digitali in tema di potenziamento e sviluppo delle competenze digitali della forza lavoro attiva nel settore privato. Il mercato del lavoro e le attività produttive in generale sono state profondamente sconvolte dal progresso tecnologico e dalla globalizzazione. Questo cambiamento ovviamente è tuttora in atto e in questo periodo anche di pandemia in corso
siamo chiamati ad assistere maggiormente il mondo produttivo. Basti pensare che il 30% della forza lavoro in Italia sarà impiegato nei prossimi anni in lavori legati all'utilizzo di tecnologie digitali e pertanto si rende necessario favorire i processi che in qualche modo consentono di acquisire o comunque di adeguare le competenze in possesso di lavoratori, anche delle persone in cerca di lavoro, ma anche ovviamente di studenti che a breve si affacceranno nel mondo del lavoro, nonché sostenere comunque le aziende che puntano sull'innovazione per allargare il proprio mercato di riferimento. Lo Skills Outlook Scoreboard 2019, scusatemi, stavo dicendo lo Skills Outlook Scoreboard 2019 dell'OCSE, che fornisce una sintesi del quadro delle competenze digitali, mostra che i lavoratori italiani utilizzano tecnologie information e communication technologies con un'intensità di gran lunga inferiore alla media. In un indice, diciamo, che va da 0 a 1, l'Italia si attesta ad un valore pari a 0,2, mentre la media europea è di 0,5. Passiamo alla seconda slide. Queste sono riportate all'interno dell'asse seconda del Ministero le competenze appunto digitali della forza lavorativa. Il Ministero ha individuato numero 8 attività di intervento per la definizione della strategia nazionale per le competenze digitali. La prima è potenziare le competenze digitali sia di base che specialistiche, quindi studi tecnici superiori, competence center, innovation manager, credito d'imposta e formazione 4.0. Ovviamente di tutti i lavoratori con particolare attenzione al contrasto al divario digitale di genere. La seconda è indirizzare le imprese alla trasformazione tecnologica, quindi punto impresa digitale, quindi PID, Competence Center Digital Innovation Hubs. La terza linea di intervento è diffondere innovazione a tutti i livelli, quindi credito d'imposta, innovazione e digital transformation. La quarta è avvicinamento dei settori della scuola, della ricerca, della PA e del business, creando le necessarie sinergie in tema di innovazione. La quinta, avvicinamento delle imprese tradizionali alle imprese digitali. La sesta è sostegno della domanda di soluzioni tecnologiche innovative, quindi domanda pubblica intelligente. La settima è quella di puntare allo sviluppo di centri di ricerca sulle tecnologie emergenti, quindi intelligenza artificiale, Internet of Things, cioè Internet delle cose, blockchain e case delle tecnologie emergenti. L'ottava è aumento della connettività alle imprese, quindi della banda ultralarga. Adesso sono riportate, vi fornisco una breve panoramica delle azioni coordinate dal Ministero dello Sviluppo Economico, partendo dalla linea di intervento numero 1 dell'asse seconda del settore privato. All'azione numero 2 del piano troviamo il credito d'imposta formazione 4.0. Si tratta di uno strumento agevolativo rivolto alle imprese che investono in formazione sulle tecnologie 4.0. L'attività formativa deve essere destinata al personale dipendente dell'impresa beneficiaria interessato ad uno o più dei seguenti ambiti aziendali, quindi vendita, marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione. In questa linea di azione è previsto il coinvolgimento degli istituti tecnici superiori, delle università e dei soggetti accreditati alla formazione pubblici e privati. L'azione numero 3, sillabo delle competenze digitali per le imprese di Industria 4.0, ha come obiettivo l'elaborazione per l'appunto di un sillabo delle competenze digitali, nonché la sua condivisione pubblica, ovvero una raccolta delle competenze necessarie per utilizzare tecnologie abilitanti Industria 4.0. Tra i principali destinatari vi sono enti pubblici e privati, ma anche i centri di competenza, gli hubs, cioè Digital Innovation Hubs, i PID, cioè i punti di impresa digitale, e gli istituti tecnici. Gli attori coinvolti sono Confindustria Digitale, AICA, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero del Lavoro e anche il Ministero dell'Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione, il MIUR e Unioncamere.
Passando poi alla linea di intervento numero 2, troviamo l'azione numero 4, destinata alle imprese definita Competence Center, Digital Innovation Hub, European Digital Innovation Hub e Punti Impresa Digitale. I Competence Center sono, oltre a svolgere, diciamo, funzioni di sperimentazione delle nuove tecnologie abilitanti e di supporto al trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese, svolgono anche funzioni di informazione sulle tecnologie stesse. I Digital Innovation Hub delle associazioni di categoria, i punti di impresa digitale del sistema delle Camere di Commercio, forniscono servizi informativi e formativi sulle singole tecnologie 4.0 agli staff aziendali impegnati nella trasformazione digitale delle imprese. European Digital Innovation Hub sono strutture che su scala europea accompagneranno, ovviamente facilitando, il processo di trasformazione digitale delle imprese. La linea di intervento numero 3, azione 5, è chiamata Credito d'Imposta Innovazione 4.0, rivolta anch'essa alle imprese. Favorisce il riconoscimento del credito d'imposta per l'introduzione, scusatemi, per l'introduzione o l'implementazione di tecnologie abilitanti la trasformazione digitale, ad esempio introduzione di beni strumentali e sistemi avanzati per la riduzione degli errori umani oppure dei tempi di lavorazione, della sicurezza, della cyber security. Poi segue l'azione numero 6, che è Digital Transformation, rivolta sia alle micro, piccole e medie imprese, prevalentemente nel settore manufatturiero, ma anche turistico e del commercio, sia ai lavoratori del settore pubblico e privato che ai cittadini. Questa misura intende introdurre interventi agevolativi a favore della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese del territorio nazionale attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 e di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. Nell'ambito poi dell'intervento numero 6 possiamo trovare la linea d'azione 8 intitolata Smart Italy, bandi domanda di pubblica di bandi di domanda pubblica intelligente, che ha come obiettivo la trasformazione della potenzialità innovativa del tessuto produttivo in capacità strutturale attraverso la guida dello Stato innovatore, con apertura del mercato dell'APA alle soluzioni innovative e creazione di nuovi e ulteriori mercati per gli operatori. Successivamente, nella logica di un intervento numero 7, si pone l'azione Casa delle Tecnologie Emergenti. L'obiettivo del programma è quello di realizzare progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico basati sull'utilizzo delle tecnologie emergenti, quali per esempio blockchain, intelligenza artificiale, Internet of Things, collegato allo sviluppo delle reti di nuova generazione. Il programma è diviso in due linee di intervento, tra loro, diciamo, sinergiche: la linea 1, Casa delle Tecnologie Emergenti, e linea 2, progetti di ricerca e sviluppo su tecnologie emergenti. I destinatari sono sempre le imprese, gli enti di ricerca, il terzo settore e comunque anche la pubblica amministrazione. Nell'ottava linea di azione si trovano rispettivamente il piano voucher per famiglie e imprese, che è azione numero 10, e strategia digitale, che è azione numero 11. La prima è indirizzata a famiglie e imprese per soddisfare le esigenze di connettività. Una parte delle risorse economiche disponibili sono poi destinate in particolare alle imprese che avanzino richiesta di connettività e a banda ultralarga, mentre la linea di azione 11, cioè appunto strategia digitale, riguarda attività di informazione, comunicazione e accompagnamento delle imprese, ma anche della PA locale, dei cittadini nei processi di utilizzo del banda ultralarga, realizzata attraverso l'integrazione di progetti ultranet di Unione Camere e crescere digitale in comune di autonomie locali italiane. Nell'ambito della nuova strategia del Ministero dello Sviluppo Economico,
strategia digitale, laboratorio per il futuro. Entrambe queste linee di azione vedono il coinvolgimento di Infratel Italia S.p.A. L'ultima linea di azione relativa all'asse secondo, afferente però al settore pubblico, mentre le altre, quelle fin qui ovviamente esaminate, sono quelle afferenti al settore privato, e la numero 16, cioè progetto di ricerca Eaglebox Pro, che rientra nel quadro delle diciamo, politiche di miglioramento della qualità dell'interazione dei cittadini con i siti e i servizi pubblici web della pubblica amministrazione. Lo strumento Eaglebox Pro è una piattaforma web per diciamo, seguire in automatico test semplificati di usabilità previsti da AGID, quindi da Agenzia Digitale. L'obiettivo del progetto è quello di mettere a disposizione della pubblica amministrazione l'utilizzo della piattaforma anche attraverso diciamo, la formazione e seminari. Passo ovviamente adesso ai soggetti coinvolti, che sono quelli che comunque in qualche modo sono stati elencati nelle linee di azione. Quindi, come potete vedere, c'è l'Agenzia per l'Italia Digitale, il Ministero dell'Innovazione Tecnologica e il Ministero della Ricerca, le Camere di Commercio, ma anche ovviamente Infratel, ma anche imprese, i comuni e poi anche università di ricerca. Vado oltre, ok, qui sono riportate in qualche modo quelle che sono le progettualità, cioè i risultati che il Ministero dello Sviluppo Economico si è preposto di raggiungere attraverso l'attuazione delle 8 linee di intervento appena indicate nella slide precedente, la slide numero 3, e che sono ovviamente i seguenti: l'accrescimento dei dipendenti privati con competenze digitali di base e ovviamente specialistiche, con maggiore coinvolgimento delle donne nell'Information and Communication Technologies, la trasformazione tecnologica nei processi aziendali, l'individuazione di nuove figure professionali innovative anche di livello executive, poi una maggiore interazione tra mondo della didattica e della ricerca e del business, ovviamente, e viceversa, un maggiore trasferimento tecnologico verso le imprese, quindi casa delle tecnologie emergenti, poi la moltiplicazione delle iniziative nazionali in tema di tecnologie emergenti, quindi stiamo parlando di Internet of Things, di intelligenza artificiale, blockchain, e poi un maggiore uso di Internet. Io avrei concluso, spero di essere stato sintetico, ma al tempo stesso esaustivo, e quindi ringrazio per lo spazio che ci è stato accordato e restituisco la parola. Grazie ancora. Grazie mille Giulio, grazie a te. A questo punto io torno alla condivisione delle slide iniziali. Chiederei al dottor Angeletti di aprire la sua webcam e il suo microfono. Contestualmente chiedo a Nello e ad Erika di scorrere le slide. Io non, cioè, non mi so orientare molto bene, quindi chiederei. Cioè, no, torno. Eccoci. Grazie, Ecco qui. Perfetto, lascio a lei la parola. buon pomeriggio a tutti. Credo che le slide si siano un attimo, ok, no, io non le modifico così che non agiamo in più di uno. Scusatemi. Allora, bentrovati e grazie per questo spazio di approfondimento sui temi dello sviluppo delle competenze digitali nelle amministrazioni pubbliche. Ecco qua la slide. Io sono Sauro Angeletti, dirigo l'Ufficio per l'Innovazione Amministrativa, lo Sviluppo delle Competenze e la Comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Parto dalla denominazione dell'ufficio semplicemente perché in qualche misura è paradigmatica dello sforzo e dell'investimento che il Dipartimento della Funzione Pubblica vuole promuovere, determinando un link tra competenze, in questo caso competenze digitali, quindi competenze delle persone e sviluppo, più in generale della capacità amministrativa e quindi delle, condizioni strutturali per promuovere, innovazione e cambiamento nelle pubbliche amministrazioni. Il tema delle competenze digitali ovviamente è un asse portante delle nostre politiche ed è molto caro al ministro Brunetta perché innanzitutto riguarda le persone. Vi sarà capitato di vedere le linee programmatiche del ministro anche per l'impegnativa stagione che ci attende per l'utilizzo delle risorse del PNRR. La rilevanza del capitale umano delle pubbliche amministrazioni è semplicemente dirimente e la capacità delle persone di creare della conoscenza sedimentata che si trasformi in capacità amministrativa è fondamentale per rafforzare appunto in maniera strutturata le amministrazioni pubbliche. Parto da queste considerazioni perché sono fondamentali anche per comprendere diciamo, la strategia di intervento e le progettualità che sono state immaginate, perché richiedono necessariamente, se le pensiamo come rivolte a tutte le amministrazioni e come finalizzate a rafforzare la capacità amministrativa e l'efficienza e quindi la qualità dei servizi erogati ai cittadini e imprese, la tempestività dei servizi e così via, dicevo, richiedono iniziative, richiedono il coinvolgimento del più ampio numero possibile di amministrazioni, ma anche una varietà di iniziative messe da mettere in campo, un carnet articolato di iniziative di varie dimensioni che però congiuntamente possono determinare l'impatto di discontinuità che noi ci attendiamo su questo tema. A proposito di impatto e di discontinuità, il punto di partenza nella definizione delle linee strategiche per il settore pubblico e quindi delle azioni del piano operativo è stato la riflessione attorno ai due indicatori target che voi vedete qui rappresentati, e cioè la percentuale degli occupati nel settore pubblico con competenze superiori a livello base e il grado di sviluppo dei servizi pubblici digitali per le imprese. Il secondo indicatore diciamo, dà evidenze più positive rispetto al primo. Il primo è abbastanza, come dire, prefigura interessanti opportunità di miglioramento, perché il 35% degli occupati nel settore pubblico con competenze superiori a livello di base è intanto 10 punti percentuali al di sotto della media europea. Il dato 2019 è del 45%. Ecco, lo sforzo e l'obiettivo che si intende perseguire attraverso questa strategia è di raggiungere il target del 50%. Quanto invece allo sviluppo dei servizi pubblici digitali, diciamo, la situazione è più incoraggiante, anche se qua emergono delle criticità che sono evidenze di tutti, sono evidenze di noi operatori delle amministrazioni pubbliche, ma anche dei fruitori dei nostri servizi. Perché se appunto diciamo, lo sviluppo dei servizi digitali è buono, il livello di penetrazione e l'uso dei servizi online nel nostro paese è ancora abbastanza basso, come documentato per esempio dai recenti aggiornamenti del Government Benchmarking Report 2020. Quindi l'Italia sembra essere meno performante degli altri paesi che operano in un ambiente analogo, dimostrando che i servizi online non sono utilizzati in maniera uniforme. E le dimensioni critiche di queste evidenze sono appunto quelle delle competenze digitali e dell'utilizzo delle tecnologie di internet. Una carenza e una difficoltà del nostro paese che ha i caratteri della strutturalità in qualche misura, che è emersa con tutta la sua criticità proprio nella fase emergenziale della pandemia. Anche a livelli molto operativi, pensiamo
al requisito delle capacità e delle competenze digitali quali fattore abilitante dello smart working e del lavoro da remoto. Questa criticità è stata rilevata, ma è più ed è necessario quanto prima intervenire al rafforzamento delle competenze digitali per far sì che, ad esempio, lo smart working a regime si traduca in uno strumento che certamente migliora la qualità della vita e la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti pubblici, che certamente aumenta la produttività individuale, ma che si deve riverberare sulla produttività complessiva e sui servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche. Partendo da queste considerazioni, le cinque linee strategiche legate al settore pubblico riportate nella strategia e quindi nel piano mirano complessivamente a promuovere l'arricchimento delle conoscenze tecnologiche e dell'innovazione della pubblica amministrazione attraverso un sistema di azione che mira sostanzialmente a favorire, da un lato, l'assunzione di nuove risorse con più adeguate competenze digitali, più adeguate intendo rispetto non tanto alla corrente operatività delle amministrazioni, ma soprattutto alle sfide di innovazione rispetto alle quali queste sono esposte. Ma anche accanto all'assunzione, nel mentre diciamo, aspettiamo il reclutamento di nuove risorse che avverrà con tempi molto più veloci rispetto al passato, la necessità di intervenire con azioni di upskilling e di reskilling di chi lavora già nelle amministrazioni pubbliche, di chi deve portare un contributo, un valore aggiunto di discontinuità nell'immediato. Le 17 azioni che compongono il piano operativo sono caratterizzate da alcune connotazioni comuni. Intanto sono state definite in collaborazione con altri attori chiave della formazione in ambito pubblico, come ad esempio la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, ma anche l'AGID e il MID per quanto attiene le competenze specialistiche. Seconda connotazione, le iniziative si differenziano per rispondere alle esigenze specifiche di target chiave, gli specialisti IT e i responsabili della transizione al digitale da un lato, che sono i primi ad essere chiamati a promuovere i processi e a guidare i processi di innovazione, ma anche e soprattutto dal nostro punto di vista per le politiche che cura direttamente il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tutti i dirigenti pubblici che hanno il compito di attuare la trasformazione digitale e i funzionari pubblici che devono riconoscere e accogliere il cambiamento nello svolgimento del proprio lavoro quotidiano. Quindi il rafforzamento strutturale delle competenze digitali su cui lavora il Dipartimento è prioritariamente rivolto alla maggior parte dei dipendenti pubblici che non hanno competenze, che non fanno il lavoro di specialisti IT e non hanno competenze specialistiche, ma che richiedono competenze rafforzate per lo svolgimento delle loro attività. Le iniziative che voi vedete presentano nel piano presentano un diverso grado di maturità, alcune sono state già avviate a valere sulle risorse del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, penso al nostro progetto Competenze Digitali per la PA. Altre dovranno essere finanziate attraverso le progettualità che avvieremo a valere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un veloce approfondimento su questo tema. Il PNRR che vi sarà capitato di leggere, anche se la documentazione al momento disponibile è abbastanza sintetica, dedica ampio spazio allo sviluppo delle competenze e in particolare alle competenze digitali in ambito pubblico. Elementi chiave del piano sono da un lato il ricorso all'e-learning che assicura interventi formativi in grado di raggiungere velocemente platee di partecipanti molto, molto numerose. Lo abbiamo visto durante l'emergenza sanitaria, quando la formazione è virata totalmente sull'e-learning e la SNA, per esempio, è riuscita a passare da 19.000 partecipanti ai propri corsi nel 2019 a 31.000 nel 2020. Il PNRR, dicevo, prevede inoltre la promozione di azioni di definizione dei fabbisogni formativi sempre più basati sulla modalità sistematica di rilevazione dei gap rispetto alle competenze distintive e al ruolo strategico nell'organizzazione.
Infine, il consolidamento a livello manageriale di un approccio che già è stato introdotto in ambito digitale, che è quello delle comunità di pratica. Lo ha fatto l'AGID, ad esempio, con l'esperienza del responsabile della transizione digitale. Quindi, iniziative differentemente articolate che mirano da un lato sul reclutamento mirato di competenze. Questo sta accadendo già per esempio con alcune figure specialistiche del bando sud, cosiddetto dei 2.800 funzionari per il rafforzamento delle regioni del sud nella gestione dei progetti finanziati con fondi SIE, e dall'altro lato attraverso azioni molto capillari e rivolte a grandi numeri di upskilling e di reskilling del personale che opera nelle amministrazioni pubbliche. Termino con le considerazioni dal quale ero partito. È importante l'investimento sulle competenze, ma è importante ed è fondamentale che le competenze individuali si sedimentino nelle amministrazioni e si traducano in capacità amministrativa. Da questo punto di vista vi segnalo due iniziative che per noi sono importanti. La prima è quella del nostro progetto Competenze Digitali per la PA, che è una piattaforma che stiamo mettendo a disposizione di tutte le amministrazioni per valutare, per fare un assessment complessivo del livello di conoscenze digitali di base dei dipendenti e partendo da questo presupposto poter pianificare e organizzare interventi di formazione mirata sui gap di conoscenze e di competenze rilevati. E poi c'è il progetto Piccoli Comuni, un progetto finanziariamente consistente, parliamo di 40 milioni di euro del PON Governance, destinato a tutti i piccoli comuni, che ha come uno degli ambiti prioritari di intervento il rafforzamento delle competenze per l'introduzione di nuovi modelli di lavoro pubblico ed in particolare di lavoro agile. La sinergia tra queste due progettualità, competenze digitali per la PA e supporto ai piccoli comuni, ci ha consentito, ad esempio, di realizzare specifiche iniziative territoriali mirate focalizzate su specifiche esigenze. Mercoledì scorso, sempre nell'ambito delle iniziative della settimana per l'amministrazione aperta, abbiamo lanciato un'iniziativa definita congiuntamente con la Regione Puglia, Competenze in Campo, che mira ad integrare il percorso di formazione assessment, differenziato in relazione alla maturità delle singole amministrazioni locali, nell'azione di accompagnamento all'adozione di SPID, PagoPA e dell'APIO e nell'erogazione dei servizi digitali messi a disposizione dei cittadini. Quindi competenze digitali, reti e pluralità di interventi da parte delle amministrazioni diverse. Capacità amministrativa sono tutti ingredienti che consentono di determinare l'impatto che noi ci attendiamo, e cioè conseguire con queste iniziative un verificabile salto di qualità e discontinuità nella performance delle amministrazioni pubbliche. Mi fermo qui, grazie per questo spazio di approfondimento e rimango a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti o di integrazione. Un saluto a tutti. grazie mille dottor Angeletti. Erika, a te ti lascio direttamente la parola. Erika, non ti sentiamo in questo momento, forse non hai aperto il tuo microfono. L'hai aperto? Io non ti sento, chiedo conferma.
Rispetto al fatto che non si senta, se non ti so dire bene cosa può succedere, però diciamo il consiglio non si sente, sì. E, il consiglio aureo in questo caso è fare uscire e rientrare, a meno che non vuoi provare a cambiare microfono come vedevamo prima, oppure guarda, se sei, mi sa di sì, sei da browser, puoi provare ad aggiornare questa pagina e ti aspettiamo qui un attimo, tengo io la parola per qualche istante e proviamo a farti rientrare così. Non so cosa stia accadendo, anche perché qualche minuto fa, quando facevamo appena prima dell'inizio del webinar, ci siamo fatti una chiacchiera e mi sembrava che si sentisse tutto senza problemi. Accade, non so bene come commentare. Abbiamo sforato di qualche minuto e quello di Erika è, diciamo, l'ultimo intervento eccoti qui, torniamo a vederti. Ti chiederei di aprire il microfono. Ok. Gianfranco, mi senti? Adesso sì, perfetto. Ok, Chiudo il io mio non sento microfono, chiudo voi la in mia webcam realtà, e ti lascio la. non sento più voi, però direi che se Vai pure. Sì, puoi tu mi procedere. senti? Sì, puoi andare. Vai, Ok, vai, vai. va bene, allora io parto poi, ok. Allora, dicevo, un riferimento a quello che aveva detto Nello nella fase iniziale, quindi con la strategia per le competenze digitali e con il piano operativo ci siamo dati degli obiettivi estremamente sfidanti, in particolar modo, quello di spingere il nostro paese, l'Italia, a chiudere il gap, nel 2025 con i paesi simili come la Germania, la Francia, la Spagna, quindi trasformando il digitale in un'opportunità di crescita sia sociale che economica per tutti, quindi contrastando l'analfabetismo digitale dilagante e soprattutto avviando un percorso di cambiamento culturale trasversale in tutti i settori diciamo in tutti i settori. Ovviamente per sostenere questo importante obiettivo, anche nell'ambito dell'asse dei cittadini ci siamo dati degli obiettivi sfidanti che vengono misurati attraverso degli indicatori di impatto. Qui ne vedete alcuni, i principali, i primi quattro. Che cosa ci prefiggiamo di fare? Quindi vogliamo fare in modo, quindi abbiamo pensato di mettere in campo azioni che ci consentiranno di fare in modo che la percentuale degli individui con competenze digitali, almeno a livello di base nel 2025, raggiunga il valore del 70%, partendo da un attuale 42% rispetto a una media europea del 58%. Il divario, la percentuale di divario di genere nelle competenze digitali almeno di base deve scendere all'1%, partendo dall'attuale 7% rispetto alla media europea del 4%. La percentuale di utenti, che utilizzano servizi di deve passare dal 14%, oggi è molto bassa, al 64% rispetto alla media europea attuale del 38%, e la percentuale di individui tra 65 e 74 anni che hanno utilizzato internet negli ultimi 3 mesi, deve raggiungere l'84%, partendo dall'attuale 61% rispetto a una media europea del 73%. Ovviamente come lo vogliamo fare? Mettendo in campo delle azioni, come dicevo, che ci consentiranno azioni, diciamo, sinergiche di sistema a livello nazionale, che ci consentano di valorizzare esperienze iniziative di successo già realizzate, che ci consentano di affrontare il tema dello sviluppo delle competenze in maniera differenziata in base al livello di partenza, che ci consentano di integrare disponibilità di competenze digitali, ma anche di luoghi sul territorio, oltre che le opportunità offerte dalla rete, quindi dalle strutture televisive, dai mass media, e poi seguire l'approccio multi-stakeholder della coalizione nazionale. Ok, quindi in particolare abbiamo individuato 20 azioni nell'ambito delle 5 linee di intervento definite nella strategia per le competenze digitali. Si tratta ovviamente di azioni, diciamo, singole, indipendenti l'una dall'altra, ma che in una logica rete, possono sicuramente valorizzarsi e arricchirsi in maniera scambievole. Quindi vediamo un po' quali sono queste iniziative. Nell'ambito del percorso di formazione
formazione formale, quindi di fatto i percorsi formativi rivolti agli adulti, svolti prevalentemente nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ci sono le iniziative avviate dal Ministero dell'Istruzione come Smart Class, finalizzato a strutturare adeguatamente sia i CPA che le sezioni carcerarie che le scuole polo ospedaliere, i percorsi ordinamentali di istruzione degli adulti, quindi quelli di primo e secondo livello, quindi volti a fornire agli adulti appunto dei diplomi e comunque dei certificati che attestano il possesso di competenze, i corsi specialistici sempre rivolti agli adulti, di ampliamento dell'offerta formativa legati proprio allo sviluppo delle competenze digitali, poi le iniziative avviate dal Ministero dell'Istruzione con INDIRE atte a potenziare la fruizione a distanza dell'offerta formativa, come appunto fruizione a distanza dell'offerta formativa e piattaforma adulti in formazione, ma anche il piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta, sviluppato dal Ministero dell'Interno all'interno del tavolo interistituzionale sull'apprendimento permanente. Queste per quanto riguarda, poi c'è anche l'iniziativa Scuola in TV, sempre organizzata dal Ministero dell'Istruzione con il supporto della RAI, di fatto un vero e proprio programma di iniziative volte a supportare lo sviluppo delle competenze, delle conoscenze della popolazione adulta iscritta nei CPA. E poi c'è anche l'iniziativa competenze ICT per i cittadini, portata avanti dal MISE, proposta dal MISE, di fatto si tratta di un'erogazione di seminari, di una serie di seminari, organizzati in due parti, una parte a carattere più divulgativo e quindi non richiede competenze specialistiche e una parte invece più rivolta a specialisti del settore. Quindi ci sono le iniziative all'interno dei percorsi formali nel circuito educativo non formale, quindi quelli di fatto basati sulla valorizzazione del lifelong learning e quindi sull'utilizzo di piattaforme digitali per lo sviluppo delle competenze. Quindi tra questi sicuramente c'è Accedi, la nostra Accedi, a cui è stato dedicato un intero webinar all'inizio di questa settimana, quindi di fatto una palestra nella quale i cittadini potranno trovare strumenti messi a loro disposizione per sviluppare le competenze digitali e lo potranno fare in maniera diversa, sia andando ad approfondire tematiche di interesse, quindi in maniera verticale e puntuale sul singolo tema, piuttosto che seguendo percorsi strutturati proposti dalla piattaforma. Quindi, come abbiamo detto anche nell'ambito del webinar che si è tenuto lunedì, per quanto riguarda lo sviluppo dei contenuti ci sta supportando Formez. E i contenuti nella prima annualità sono relativi, andranno a coprire i primi livelli del DigiComplete Framework internazionale, mentre con le evoluzioni successive andremo a coprire poi tutti i livelli del DigiComp. E questi contenuti potranno essere fruiti sia dal cittadino che accede direttamente alla piattaforma, ma anche accessi alla piattaforma favoriti, ad esempio nell'ambito dei CPA, quindi nell'ambito appunto dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, piuttosto che nei punti di facilitazione digitale. Tra questo, diciamo, nell'ambito dei percorsi formativi nel circuito non formale c'è anche la elementi di intelligenza artificiale, infatti il corso voluto fortemente dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale insieme con Cotec, insieme con Roma 3, che traduce di fatto il corso realizzato da Reactor e dall'Università di Helsinki per mettere a disposizione di tutti i cittadini le informazioni di base sull'intelligenza artificiale, così come ci sono i percorsi di skilling e reskilling, un'iniziativa avviata dal Ministero del Lavoro rivolta soprattutto a dare ai cittadini e soprattutto alle categorie più fragili tutti quegli strumenti necessari per inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro. Quindi ci sono i percorsi della strada, quindi quelli che puntano sul ruolo basato sul ruolo delle biblioteche, dei comuni, degli spazi
dei punti di facilitazione digitale, quindi degli spazi in cui si può trovare, i cittadini possono trovare un supporto nell'utilizzo appunto delle tecnologie piuttosto che dei servizi digitali messi a loro disposizione. In questo ambito possiamo ricordare sicuramente due iniziative portate avanti dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, come il Servizio Civile Digitale e Reti di Facilitazione Digitale, inseriti anche all'interno del PNRR. Il Servizio Civile Digitale lo portiamo avanti con il Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Di fatto il primo pilota è stato lanciato, il primo bando è stato pubblicato il 12 maggio scorso ed è rivolto a tutti gli enti iscritti nell'albo del Servizio Civile Universale, i quali potranno partecipare da soli o aggregando anche altri enti sul territorio, proponendo dei programmi che al loro interno sviluppano uno o più progetti che possano andare ad indirizzare le due tipologie di servizio di facilitazione digitale previsto, quindi la realizzazione o il potenziamento del servizio operativo di facilitazione digitale all'interno dell'ente, presso l'ente, o la realizzazione di un servizio di facilitazione digitale attraverso attività di educazione digitale. Sia per gli enti del programma, sia per gli enti che per i volontari, sono previsti dei percorsi di crescita delle competenze, di sviluppo delle competenze. In particolar modo per gli enti è previsto un percorso di capacity building, mentre per i volontari percorsi di formazione supportati anche da un confronto costante all'interno di un forum online. Per quanto riguarda invece le reti di facilitazione digitale, di fatto si tratta di un progetto che mira a potenziare, o dove non esistono, a creare punti di facilitazione digitale, a metterli in rete fra di loro. I punti di facilitazione digitale sono dei luoghi di fatto dove delle persone con competenze specifiche, appunto il facilitatore digitale, quindi opportunamente formati, possono supportare i cittadini nell'utilizzo delle tecnologie digitali messe a loro disposizione piuttosto che dei servizi digitali, quindi fare anche attività di vera e propria formazione. Quindi ci sono le case dell'innovazione e della cultura digitale, ma anche l'iniziativa proposta dal MISE, accrescimento delle competenze degli operatori dei servizi sociali rivolte appunto a questi ultimi, per consentire loro di operare al meglio in un contesto fortemente impattato sia dai cambiamenti avvenuti nel settore del welfare, sia dalla rivoluzione, dalla trasformazione digitale. Quindi ci sono i percorsi di comunicazione, quelli basati sulla convinzione che per raggiungere i cittadini bisogna utilizzare al massimo i mezzi di comunicazione, quindi ovviamente tutte le iniziative portate avanti da noi piuttosto che dal Dipartimento, piuttosto che dall'Agenzia Nazionale Giovani, ma anche dal Ministero del Lavoro in collaborazione ad esempio con la RAI. Tra queste appunto cito Andy Radio, l'iniziativa avviata dall'Agenzia Nazionale Giovani, una radio digitale, completamente digitale, gestita da ragazzi under 30 che appunto si occupano della redazione ma anche dei contenuti, e quindi ovviamente sono opportunamente formati anche su queste tematiche, ma anche le iniziative volte per esempio all'organizzazione della giornata nazionale sulle competenze digitali, quindi una giornata interamente dedicata all'inclusione digitale, così come la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione per un uso consapevole delle tecnologie assistive, realizzata appunto, proposta dal Ministero del Lavoro. Quindi infine, vado a chiudere, c'è il percorso nell'ambito del percorso dell'inclusione, quindi un percorso di fatto in cui sono state previste iniziative dedicate proprio alle categorie più fragili, quindi gli anziani piuttosto che i disabili, piuttosto che le persone con bassa istruzione e basso reddito, proprio per supportarli nello sviluppo di queste competenze che sono diventate ormai fondamentali. Per esempio, tra questi citiamo sicuramente il piano voucher per famiglie con ISEE al di sotto dei 20.000 euro. Di fatto si tratta di voucher che vengono erogati appunto a famiglie che hanno un basso reddito per acquistare connettività, ma anche per acquistare PC, piuttosto che Piazza Wi-Fi Italia proposta dal MISE, che consentirà di fatto, che offre a tutti i cittadini la possibilità di collegarsi in rete sfruttando antenne Wi-Fi presenti su tutto il territorio.
ma anche individual learning account per soggetti svantaggiati, che è un'iniziativa sempre proposta dal Ministero del Lavoro. Di fatto si tratta di una carta di credito formativo o di un voucher che può essere messo a disposizione dei cittadini più svantaggiati per partecipare, quindi che vanno a coprire di fatto in tutto o in parte i costi sostenuti per partecipazione a corsi di formazione. Oltre che ovviamente l'iniziativa sulla cultura digitale e l'inclusione delle donne, quindi un'iniziativa proposta dalle pari opportunità proprio per sostenere, appunto, incentrata proprio per sostenere appunto le donne e quindi lo sviluppo delle competenze digitali in questo ambito. Erika, grazie mille. Io non so se mi senti, se c'è sempre lo stesso problema di prima, però mi sa di no. Va bene, comunque grazie mille, grazie. E chiederei invece a Laura Boi se nel frattempo riesce ad aprire la sua webcam e il suo microfono, e così riesco a passarle la parola. Poi lavora con Elisa Pintz, che non è uscita con... Perfetto. Salve Laura, ben arrivata. Io la vedo, la sento. Grazie, buongiorno a tutti. Le lascio la parola. Perfetto. Allora, io... Ecco, scusate. Scusatemi. Allora, come grazie all'introduzione, io sto sostituendo la professoressa Pinto. Su sostituire è una parola un po' troppo grossa, nel senso che la professoressa Pintus, oltre che esperto del Ministero dell'Istruzione e in particolar modo dell'Ufficio di Gabinetto, è vice capo di gabinetto e ricopre il ruolo con la competenza specifica di occuparsi di innovazione e digitalizzazione dell'istruzione e del Ministero stesso da circa un anno e mezzo. Io mi occupo di questa materia da molto meno, e di Repubblica Digitale, diciamo, sebbene sin dall'inizio, perché il Ministero dell'Istruzione è intervenuto in questa iniziativa, ha partecipato in questa iniziativa sin dall'origine, sin dall'inizio, aderendo ovviamente per la piena condivisione che c'erano con gli obiettivi di questa iniziativa, che poi sono stati declinati nella strategia e resi operativi con il piano, ha partecipato sin dall'inizio, io diciamo non proprio, e quindi spero di riuscire a mostrare con questo mio intervento l'impegno che invece il Ministero dell'Istruzione ha messo in questa attività, ripeto, sia per la piena condivisione degli obiettivi, sia perché ovviamente la trasformazione digitale di questo paese è una priorità assoluta in diversi campi, ma in particolar modo per l'istruzione, che nell'ambito di questo progetto diventa l'asse 1, e forse non è un caso. E, con riferimento alle slide che sono state impostate e predisposte dal MID, che ringraziamo, sulla prima vorrei innanzitutto mettere in evidenza che l'abbiamo molto apprezzata, perché con gli indicatori che vengono qui mostrati, che vedete, che si riguardano appunto gli individui con le competenze digitali almeno di base per l'arco di età tra i 16 e i 19 anni e studentesse in uscita dalla scuola secondaria che intraprendono percorsi universitari in ambito ICT, e docenti che frequentemente o sempre permettono agli studenti di usare l'ICT per progetti o lavori nella classe, e quindi infine individui sempre 16-19 anni che utilizzano internet per finalità educative, mette in evidenza con questi quattro indicatori quella che è la modalità del monitoraggio, i criteri che il comitato guida, che è stato presentato all'inizio dal dottor Iacono, hanno definito per seguire il monitoraggio, in quanto i primi due indicatori che vediamo in questa slide, cioè quella che riguarda gli individui con competenze digitali almeno di base e le studentesse in uscita dalla scuola, rappresentano quegli indicatori che riportati a quella distinzione che è stata elaborata in realtà dall'Osservatorio dell'Agenda Digitale del Politecnico di Milano, definiti come fattori abilitanti.
digitale, no? E gli altri due indicatori invece riportano all'altra distinzione sempre apportata negli indicatori i Digital Maturity Index dell'osservatorio dell'agenda digitale, che sono i risultati da ottenere e quindi diciamo sono quelli che misurano l'effettiva partecipazione dei cittadini e dei lavoratori, come abbiamo detto prima, all'economia e alla società digitale. Per cui questa slide per noi ha reso possibile diciamo, evidenziare quella che è stata la nostra attività e che dovrà essere la nostra attività per quanto riguarda il monitoraggio delle azioni che abbiamo presentato. Con specifico riferimento a questi indicatori qui riportati, che ovviamente non rappresentano l'intero set di indicatori che il Ministero ha proposto per il monitoraggio del piano operativo che declina, abbiamo detto, la strategia nazionale, con riferimento a questi indicatori che, ripeto, da una parte rappresentano i fattori abilitanti, in particolar modo il primo, individui 16 anni, come è avvenuto per le slide già presentate dai colleghi per gli altri assi, sono riportati, diciamo che per ogni indicatore è riportato ovviamente il valore per l'Italia, quindi per il primo indicatore abbiamo il 64% rispetto a un'ultima rilevazione che è quella del 2019, che è confrontato con la media europea, sempre un'ultima rilevazione, in questo caso per il primo indicatore dell'83%, e il target. Questo è l'elemento per noi importante, perché ovviamente rispetto a un monitoraggio abbiamo non solo definito il set degli indicatori e lo abbiamo rapportato alla media, alle ultime medie che abbiamo nazionali e internazionali, ma ovviamente ci siamo dati degli obiettivi da raggiungere. E quindi definendo la definizione di questi obiettivi in un certo senso mostra l'intenzione e la volontà di un'amministrazione, in questo caso del Ministero dell'Istruzione, di ridurre quello che è il divario del nostro paese rispetto per esempio appunto ai paesi europei, ma è anche un modo, come dire, è un obiettivo che ci diamo concreto e diciamo non portato molto avanti nel tempo. Infatti, se andiamo alla seconda slide, tutte le azioni che abbiamo riportato nel piano, si tratta di 36 azioni divise per le 5 linee di intervento che potete leggere nella slide, tutte queste azioni, 36 azioni, sono declinate ovviamente nel breve termine, medio termine e lungo termine. Non si tratta solo di azioni diciamo promosse e seguite in prima persona dal Ministero dell'Istruzione, alcune di queste azioni ovviamente sono condivise con altri stakeholder o da altri soggetti istituzionali, ma la maggior parte ovviamente sono seguite direttamente da questo Ministero e quindi nel corso del monitoraggio che seguiremo ovviamente con molta attenzione per i motivi che abbiamo detto sopra e per gli obiettivi che ci siamo dati, sono diciamo strettamente controllati dal Ministero anche attraverso le proprie rilevazioni interne. Credo che adesso non leggo ovviamente le 36 azioni qui descritte, ma naturalmente il piano operativo diciamo è corredato per ciascun asse, ovviamente non solo per l'istruzione, ma è corredato da appendici in cui per ciascuna di queste azioni ovviamente è data una breve descrizione e sono dati anche gli indicatori, i target e vengono definiti anche diciamo le milestone a breve, medio e lungo termine che possono essere letti da chiunque sia interessato. E ripeto, mi spiace molto che la professoressa Tintus non sia riuscita a collegarsi, perché sicuramente avrebbe aggiunto molto di più a questo intervento, soprattutto sotto la descrizione del
profilo metodologico e dell'approccio che è stato scelto nella stesura del piano da parte di questa amministrazione, perché l'ha seguito in prima persona, ripeto, fa parte ovviamente anche del comitato tecnico guida, e avrebbe dato un contributo sicuramente di maggior valore. Spero solo di essere riuscita a trasmettere la passione e l'interesse che questo Ministero ha messo nel progetto, che forse è dato anche dal numero delle azioni che abbiamo inserito, 36 sulle 5 linee di intervento. Grazie. Grazie mille Laura, grazie a te, grazie anche ad Elisa Pintus, nonostante non ce l'abbia fatta, però è stata molto rapida a coinvolgerti, a permetterti di essere qui al posto suo, quindi davvero grazie molte. Su questo rilancio, approfitto del fatto che ci sia anche Nello, Erika, e sicuramente anche a conclusione della consultazione, del processo di consultazione che è di qui a un mesotto più o meno abbondante, probabilmente avremo modo di tornare a parlarne anche per quello che riguarda la consultazione, insomma, con la presentazione del report finale molto probabilmente potrebbe essere una buona occasione per tornarne a parlare insieme. Possiamo organizzare un webinar del tutto simile. Su questo io vi rubo davvero un paio di minuti al volo, giusto per darvi due coordinate rispetto alla consultazione vera e propria. Si svolge su Partecipa è la piattaforma del governo italiano dedicata alla partecipazione pubblica, lo trovate all'indirizzo.partecipa.gov.it. La piattaforma Partecipa fa parte del, a proposito di Open Government, a proposito del fatto che siamo nella settimana dell'amministrazione aperta, si inserisce nel quarto piano che in questo momento è in via di conclusione di Open Government, il piano nazionale d'azione Open Gov Italia, quindi era un'azione fortemente sostenuta dal piano, ha prodotto la piattaforma Partecipa, ha prodotto le linee guida sulla consultazione pubblica, che peraltro sono state presentate da Lorenzo Spadaccini per il Dipartimento delle Riforme Istituzionali e da Silvia Papero per il Dipartimento di Funzione Pubblica, proprio in un webinar l'altro giorno. Questo link ci trovate nella descrizione del webinar, chiaramente le slide, usate i relatori e la registrazione iniziale, questo anche per creare un minimo di link tra tutti i vari webinar di questa settimana. Vi dicevo, nella quarta azione del piano dedicata alla partecipazione c'era appunto Partecipa, ci sono le linee guida per la consultazione pubblica e c'è la piattaforma consultazioni.gov.it, quindi era un'azione strutturata, ripeto, inserita all'interno del quarto piano nazionale d'azione. Giusto due parole sul come funziona la piattaforma e in particolare la consultazione fare le tue proposte per la strategia nazionale sulle competenze digitali, la trovate linkata sin dall'home page. Questa è l'home page della consultazione, avete tutta una serie di informazioni sulla barra laterale, è sostanzialmente una presentazione che, se volete, è un po' una grande sintesi di quello che hanno raccontato oggi i nostri relatori. La parte di contributo vero e proprio l'abbiamo articolata progettando la consultazione in varie fasi propedeutiche l'una all'altra, si è già conclusa la prima e la seconda fase della consultazione, in questo momento siamo alla terza, che come vi dicevo proprio all'introduzione di questo webinar si conclude alla fine del prossimo mese. Partecipare è assolutamente semplice, basta cliccare su chiaramente basta registrarsi, ci vogliono 2 minuti e mezzo ed è possibile farlo anche con speed sulla piattaforma partecipa.gov.it. A quel punto si entra nella consultazione, arrivando a questa pagina si può inserire una proposta e nel momento in cui si clicca su inserisci una nuova proposta, sostanzialmente la pagina che viene proposta all'utente è questa qui, quindi una proposta si inserisce, cioè si può contribuire, si può inserire il proprio contributo nell'ambito di questo percorso di partecipazione attraverso queste maschere di ricerca. Vi segnalo questa funzionalità che a mio avviso è particolarmente interessante della piattaforma partecipa.gov.it, che cioè nel momento in cui un utente carica un'idea, in automatico viene fatto un raffronto con le idee già presenti sulla piattaforma in maniera tale da notificare l'utente che vuole proporre quel contributo, che magari ce ne sono altri più o meno assonanti al tema che stava pensando di proporre, e quindi in qualche modo aggregare punti di vista differenti secondo un'unica proposta, in maniera tale che poi alla fine le proposte più sostenute siano anche quelle più condivise da una larga parte
parte di utenti. Detto questo, vi dico chiaramente che è già disponibile sulla piattaforma Partecipa PA all'interno della pagina dedicata alla consultazione il report intermedio che fa un po' il punto su quello che è avvenuto nella prima parte della consultazione. Di qui a un po', considerando che si conclude il 30, insomma, nei primi giorni di luglio, metà luglio, dovremmo riuscire anche a pubblicare il report finale che fa un po' il punto su tutto il processo di partecipazione avviato in questi anni, avviato in questi ultimi mesi, scusatemi. Detto questo, io direi che vi ho dato le ultime due coordinate su come partecipare alla consultazione che abbiamo avuto modo di parlare oggi. Chiedo a Nello se vuole aggiungere qualcosa in conclusione, chiedo agli altri relatori se volete quantomeno aggiungere qualcosa piuttosto che... Nello, lasciate la parola. Sì, no, volevo soltanto dire appunto che così come abbiamo fatto con i contributi della prima fase, sono tutti contributi che vengono presi in considerazione sia per la struttura del piano, della rete, del continuo aggiornamento del piano operativo, in quel caso per la prima definizione, per la prima versione, e anche per pensare ad aree di azione che magari non sono, che possono essere diciamo così, affrontate in maniera più ampia o colmando dei gap che vengono presentati, che vengono identificati. Ovviamente la nostra idea è di fare in modo che questo canale quantomeno sia aperto via via che noi andiamo ad aggiornare, ad arricchire il piano operativo. Il piano operativo è naturalmente qualcosa di continuamente, diciamo così, in miglioramento e in raffinamento progressivo, proprio perché è uno strumento di comunicazione, di raccordo, ma anche uno strumento operativo che ci deve permettere appunto di centrare gli obiettivi che abbiamo definito nel piano operativo e che devono permetterci appunto di fare un cambiamento importante, per come è stato detto in tutti gli interventi, sul fronte delle competenze digitali. Quindi l'invito è non solo di mettere i vostri contributi, ma anche di far circolare il link e la richiesta di inserire proposte, perché è utilissimo, è prezioso, è importante, e vi garantiamo che le proposte vengono tutte prese in considerazione. Poi nel momento in cui avremo anche l'opportunità di anche avere momenti di confronto più ampi in presenza, cercheremo di utilizzare anche quel canale, però insomma la consultazione è importante perché permette appunto di avere una superficie di impatto molto molto ampia. E vi metto in chat anche il link alla piattaforma europea di cui ho parlato all'inizio. Questo in particolare è il link diretto alla pagina dedicata alla strategia italiana. L'Italia è presente appunto con contributi sia per spiegare cos'è la collezione italiana, sia per spiegare cos'è la strategia italiana, e comunque collabora con tutte le altre coalizioni nazionali per fare in modo che appunto il sistema di sviluppo messo in piedi dalla Commissione europea per affrontare il tema delle competenze digitali appunto veda il contributo di tutti, e noi appunto con i progetti di cui abbiamo parlato qui, tra cui appunto Accedi, che è stato citato da Erika, cerchiamo appunto di dare la nostra collaborazione, il nostro contributo, proprio per fare in modo che questo tema, che non è solo italiano ma è europeo ed è anche mondiale, possa trovare finalmente un suo percorso di soluzione, e insomma anche in modo monitorato e gestito e coordinato. Ho finito, grazie.
appunto noi diciamo abbiamo sforato di un pochetto, però ringrazio davvero tutti i relatori di oggi, siete stati tanti, ci avete dato modo di comprendere davvero cosa sta accadendo. Ringrazio tutte le persone come Gianluca Finito, Irene Massotti, Stefania Mulas che hanno lavorato in regia per far funzionare questo webinar e permettere a noi di poterlo di frequentare e fruire. Ringrazio particolarmente i partecipanti di oggi che sono rimasti con noi fino quasi alle 6 meno 20 passate, che direi che è un record storico per i nostri webinar che solitamente si collocano nella mattina, ma in questa settimana c'era un calendario particolarmente fitto, quindi abbiamo dovuto approfittare anche di fasce orarie che solitamente non frequentiamo, però mi fa davvero piacere che molte delle persone che hanno fatto accesso all'inizio ci hanno seguito finora, quindi davvero grazie moltissimo. Detto questo, torno a ringraziare ancora una volta tutti voi. Faccio un minimo di pubblicità all'ultimo webinar che organizziamo domani. Vi metto il link in chat dedicato al governo, alla dimensione locale del governo aperto. È il webinar che è domani pomeriggio, quindi concluderà la settimana dell'amministrazione aperta. Torno davvero a ringraziare tutti quanti e vi do appuntamento se vi va domani pomeriggio, comunque sulla pagina dedicata alla settimana dell'amministrazione aperta sul sito OpenGov. Come accennavamo prima, ci trovate tutta una serie di eventi promossi anche da altre amministrazioni, sempre nell'ambito di questa settimana. Ancora una volta grazie a tutti, a presto, buona serata.